I Podwolf sono trasmissioni speciali in cui converseremo con grandi autori attorno a temi specifici, diverse dalle puntate classiche, senza rubriche, divagazioni e, quando non strettamente necessario, probabilmente anche senza musica. Non stasera. Ascolti un po' punk, senza troppi fronzoli, focalizzati solo su un argomento. Una sorta di piccoli volumi da conservare e riascoltare. Non audiolibri, quindi rigidi nel loro confezionamento e preparazione, ma dialoghi aperti, perché vogliamo cercare di mantenere viva nei sentieri che prenderanno queste conversazioni una specifica forma di comunicazione orale, con la sua immediatezza, ritmo e possibilità anche di improvisation. Dopo questa imitazione del Presidente del Consiglio Conte, procediamo al programma. Come una lucertola è riassunto di un coccodrillo, il tango è riassunto di una vita. Paolo Conte è nato ad Asti il 6 gennaio 1937. Se si va a cercare la definizione di canzone, si scopre che non è così facile essere precisi e sintetici allo stesso tempo nello spiegare cosa vuol dire questa parola. Ed è un po' un paradosso per un condensato di mondi, meraviglie ed emozioni che stanno dentro a 3 minuti di orologio. C'è un modo semplice, però, più diretto per aggirare il problema. Ascoltare e studiare le canzoni di Paolo Conte. Alcune delle musiche e parole che lui ha scritto sono forse una sintesi perfetta. Wow! E ci siamo, ragazzi. Eh sì, buonasera, Damiano, ciao Igor. Buonasera. Buonasera. Oggi siamo all'estero. Siamo all'estero, Da San Marino. Antonio Conte, Damiano Conte, Antonello Igor Conte, Conte. Igor Conte. Igor Conte. No, io no. Igor Sibaldi, diciamolo. Avevamo preparato una traccia che però prima della puntata abbiamo fatto due chiacchiere con Igor che ce l'ha deviata completamente. No, non è vero. Eh sì, è vero. Un po' sì. Hai cambiato le carte in tavola, quindi ecco. Non so che succederà stasera. No, è una cosa importante, cioè, sembra, lui l'ha presentata come se fosse una cosa normale, Damiano Conte, però è importante perché si tratta di un pezzo di letteratura italiana e di conseguenza mondiale di una certa importanza e soprattutto di un pezzo di mente italiana, perché in che senso mente? Nel senso, quando... Cioè, le canzoni uno le canta, no? Gli viene male in mente, azzurro, queste cose qua. Non ci pensa, le canta azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, così. E non si accorge di cosa sta cantando. Poi, con l'avanzare dell'età, cioè passa dagli spensierati 8 anni, poi arriva a, non so... ai terrorizzati 18 anni, poi arriva ai torbidi cupi incasinati 22 anni, ai violenti 30 anni, a quando diventa uno squalo a 40 anni, uno squalo pericolosissimo perché sente già la morte a 40 anni, poi si pacifica a 50 anni,
Poi arriva a 60 anni, poi arriva a 70 anni, 80, 90 anni, dice: ah, ecco cosa voleva dire azzurro. E tutto un tratto gli viene in mente. Questa cosa qui è una citazione da Goethe. Tu però non sei arrivato a 90 anni, no? No, io no. Okay. Adesso dici? No, adesso non so. Però tanto ci vuole. Tanto ci vuole a capire azzurro, secondo te? Sì. 90 davvero? Anni. Sì, 90 sì, anni sì. A capire azzurro. No, in alcuni casi. Perché noi cantiamo canzoni che non capiamo. Non tutte le canzoni. E siccome gli autori di canzoni sanno che noi cantiamo canzoni che non capiamo, fanno canzoni che non c'è niente da capire. Per cui assecondano il pubblico dicendo, vabbè, gli scrive una canzone scema. Anche gli autori importanti, tipo Giuseppe Verdi. La Traviata, no? Prendiamo la Traviata. Cioè, ci sono alcune cose che dette in parole sono troppo sceme da dire, allora le si mette in musica e acquistano dignità. Esempio fondamentale è un coretto della Traviata, no? Col tono bandistico tum pa pa tum pa pa tum pa pa, in questo modo, che è famoso, che se lo dici senza musica ti prendono per scemo, se lo dici con la musica o dopo che ha detto la musica ti prendono per persona intelligente. Se lo sentiamo, pronti? 1, 2, 3, via. Ecco, libiamo, libiamo nei lieti calici. Se uno al tavolo dice una cosa del genere, gli altri lo guardano, sei scemo. No? Invece se ci metti la musica sotto, questo suono poi bandistico, avete sentito, acquista dignità. Ecco, ci sono canzoni di questo tipo che sono fatte con frasi troppo stupide per essere pronunciate, allora vengono musicate. Poi ci sono alcune persone, come Paolo Conte, che invece fanno in controtendenza dei capolavori di poesia. E perché li fanno quando si sa benissimo, come vedremo stasera, che poche persone riescono a sentirli? Perché? Perché sperano, poi danno segnali a una futura umanità che c'è qualcosa di molto importante che qualcuno già prima della futura umanità ha detto. E Paolo Conte è proprio questa cosa qui. Adesso noi ne vediamo alcune stasera. La cosa interessante è che la puntata è attorno a Paolo Conte, però ci sono alcune piccole uscite da Paolo Conte. Sì, certo. Ad esempio l'ingresso di questa playlist che hai curato tu, Igor, non l'abbiamo capito, quindi spiegacelo. Dunque, negli anni 50, mi sembra che fosse nel 50, a un certo punto un compositore americano ha fatto una canzone sulle canzoni. Penso che se Paolo Conte in ascolto apprezzerà questa cosa. Allora, è una canzone che si chiama Fly Me to the Moon. Famosissima la versione di Frank Sinatra in cui si perde la prima parte. Prima parte è molto bella perché, adesso la sentirete, dice, spiega come si fa una canzone, no? È un autore di canzoni che spiega a una persona, una fidanzata si immagina, come si fa una canzone. Dice, i poeti
usano tante parole per fare una canzone, no? Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole la rima, perché una poesia diventi qualcosa che canti. Il problema del poeta è che non è mai sicuro che quello che arriva al suo pubblico sia capito. Allora io farò questo esperimento, dice in Fly Me to the Moon, farò l'esperimento, ti canto una canzone e poi te la traduco via via. Per cui io ti canto e poi dico in altre parole, che in inglese è in other words, te la spiego. La versione, se non sbaglio, è quella di Nat King Cole. Sì. Proprio molto bella. Eccola. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Hai sentito in other words? In other words è quando lui traduce. Poi fammi giocare sui pianeti, eccetera, eccetera. Fammi vedere com'è la primavera su Giove e Marte. In altre parole, mettiamoci insieme, no? Ecco. Ecco, questa è bella come canzone, molto ironica. L'ironia si intende... ironia vuol dire avere due piani in cui tu ti muovi. Quando fai un discorso normale, tu sei su un piano solo. Quando fai ironia, tu sei su due piani. Cioè, in other words, dici una cosa ma ne intendi un'altra. Questa è ironia. E invece persone come Paolo Conte non fanno ironia. Non sono per niente ironici. Per niente ironici. Paolo Conte è interessante perché sulle interviste è ironico. Lui nelle interviste, ne ho viste alcune di Paolo Conte, e mentisce. Non se la prende, si ascolta. Però lui semplifica, non semplifica, lui sminuisce se stesso. Vuole sembrare più semplice di quello che è. Vuole sembrare innocuo. In realtà le sue opere, le sue canzoni, sono delle opere d'arte potentissime, sono delle poesie straordinarie. E lui le spiega in modo ironico, dicendo «No, io ho solo voluto dire che niente di che». Per esempio, quando spiega Genova per noi, dice: no, questi qui sono i piemontesi, vanno a Genova, sono un po' stupiti, sono i gamberoni. Però se ascoltiamo Genova per noi, adesso lo ascoltiamo, poi vediamo cosa c'è dentro, e fa veramente un'impressione. Cioè, se tu ti accorgi, e spero che te ne accorgi prima di quando avrai 90 anni, cosa c'è dentro Genova per noi, dici, vabbè, valeva la pena di nascere in questo secolo.
La versione che ascoltiamo è la versione dal primo disco di Paolo Conte del 1974. L'originale? Sì, sì, l'originale. Che ha una particolarità nell'arrangiamento, lo ascolterete, c'è un sitar a un certo punto che entra nel brano che sembra andare fuori tempo, non abbiamo capito se è voluto, oppure è un arrangiamento strano. Non c'entra niente, però l'ha voluto inserire in sottofondo, è vero? Sentiamolo. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Oschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali. In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Maddalena scrive in chat: è come mangiare un budino, senti il solletico sul palato. Rispetto a questa canzone, la descrive così. Budino è il caviale con dentro un po' di cocaina e di marijuana contemporaneamente. Allora, notate innanzitutto che è una delle pochissime canzoni italiane che cominciano con la parola ma. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così. Cominciano con la parola ma. Cioè di colpo ti trascinano dentro un discorso e tu non hai modo di resistere, perché comincia col ma. Sto parlando con te. Sto parlando di Genova, però Genova, sai, Genova per noi, come tra l'altro dice nella canzone, fa questo bellissimo Genova, dicevo, no? No? Bellissimo. Genova per noi, che siamo in fondo alla campagna, che abbiamo il sole in piazza alle volte, il resto è pioggia che si bagna. Genova per noi, no? Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Tenete presente questo punto chiave, perché questa qui, cioè, qui siamo su Leopardi, tipo sull'infinito, come livello. Mi spiace dare tanti dispiaceri adesso con questa trasmissione qua agli insegnanti di liceo, di anziane medie, che pensano che Leopardi sia questa mausoleo della letteratura italiana intoccabile, no? Il stop continuo di Re Canati, che era bravissimo, eccezionale, meraviglioso, però non è l'unico. C'è tanta roba pari a Leopardi intorno,
È inutile che uno si fissa sul Leopardi e dice è irripetibile là in fondo, ma no, guardatevi intorno, c'è anche Conte. Allora, Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Non ce n'è una di Genova, ce ne sono tante di Genova, ognuno ha la sua Genova. Quando poi lui nelle interviste dice, ma no, cosa volete che sia? Siamo noi piemontesi, siamo a Genova, da noi piove sempre, ma non piove. Noi siamo piccoli paesi, là è una metropoli, no? Fa un po' impressione. Chissà cosa nascondono negli armadi, questi qua. Lavande, boh. Però in realtà ognuno ha la sua Genova, no? Ognuno ha il suo sublime. Ecco, noi ci affacciamo al sublime ogni tanto, ognuno ha il suo sublime, ogni, non so, in Albania magari è Tirana. Non so, nel Negev magari è la periferia di Aqaba. Non so, no? Cosa. Ecco, ognuno si avvicina e lì si affaccia a come sarebbe bella la vita se fosse tutto così. Poi si spaventa e torna indietro, no? Nella nostra campagna con la pioggia che ci bagna. I gamberoni rossi sono un sogno, no? E il sole, la luce, è un lampo giallo al parabrise, parola, no? Noi siamo fuori, noi viviamo in margine, e noi viviamo in margine perché è comodo vivere in margine. Tanti dei nostri ascoltatori lo sanno per esperienza personale, se lo sanno sono degli illuminati e la loro esperienza in questa vita non è passata in vano, perché se ne sono accorti che lo sanno, no? Sanno che è facile vivere in margine, è facile, terribilmente facile, è comodo. E si può stare lontani da Genova quanto si vuole, no? Perché da noi, tra l'altro, bella canzone che c'è il noi, cioè noi qua siamo in gruppo, siamo tutta una comunità, e quando usciamo dal noi, in cui ognuno trova rifugio, entriamo nella metropoli, qui ci perdiamo, no? Perché lì c'è un altro mondo. Questo capita tutte le volte che una persona pensa a qualcosa di bellissimo, di straordinario, cambierei tutto, divorzierei. Ecco, questo è... Non facevo nessun riferimento ai presenti, naturalmente. Cambierei tutto, divorzierei, però fa paura, no? Perché allora torno ai nostri temporali, no? Ecco, questa cosa non è tanto diversa dall'infinito di Leopardi. L'infinito di Leopardi dice la siepe che da tanta parte il guardo esclude. Questo qui era primo 800, poi i secoli sono passati e a un certo punto è fuori il conte. Vabbè, Leopardi era del cancro, sì, Leopardi del cancro. E niente, Conte è un capricornone, no? Se non sbaglio è 6 gennaio, no? Per cui è tutta un'altra cosa. Molto più concreto, molto più radici di olivo, no? Rami di quercia, così. Però la sensazione è la stessa, guarda un po', quell'elemento lì, senza darsi arie, con la modestia più vertiginosa, come vedremo, con un esempio, spero che rimarrà memorabile, della storia della cultura italiana. Con un esempio di modestia straordinaria, Conte sta creando qualcosa sperando che qualcuno la capisca. Non in questa generazione, magari, ma nella prossima. Ce l'ha questa speranza o se ne frega un po'? Tutte e due. Perché conoscendolo un po' in concerto. Se non te ne freghi non puoi avere la speranza. Ok, ok. Questa è la versione di Azzurro di Paolo Conte. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo
vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Ecco, la canzone ha il testo di un altro che parla vicini, no? Però io ho dei sospetti legittimi, perché ci sono alcune cose che rientrano nella poetica di Conte a livelli proprio. La poetica di Conte era pace nei confronti dell'ascoltatore, perché arriva tipo, non so, l'aquila, il condor, il falco, si impadronisce dell'ascoltatore come di un topolino, se è sensibile l'ascoltatore naturalmente, si impadronisce di una parte della mente topolinesca dell'ascoltatore e se lo porta via verso altezze inimmaginabili. Per esempio, cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Vuol dire, guarda, come facevo da bambino, ma ora c'è gente, non si può più. Cosa vuol dire? Vuol dire, adesso il rapporto tra l'infanzia e l'età adulta, di colpo te lo metto davanti in quattro versi. In quattro versi hai davanti tutto. Io sono ancora il bambino di allora, ma ora c'è gente, non si può più. La frase sul prete, neanche un prete per chiacchierare, è uno dei versi più laici della letteratura italiana. Perché un conto è pensare ai preti che hanno bruciato Giordano Bruno, che è brutto, eccetera, no? O quelli che hanno minacciato di torturare Galileo. Però dire neanche un prete per chiacchierare vuol dire essere arrivati al limite estremo della disponibilità alla chiacchiera, che addirittura sopporterei anche un prete a questo punto, no? Mi annoio più di allora. E questi tratti violenti che dà, perché sono tratti violentissimi, di cortile, mettere insieme una persona che ha scoperto Genova per noi, la dimensione del sublime inaccessibile, riportarla poi in un cortile e sentire che il cortile è la trappola in cui una persona si trova in tutta la sua esistenza, e che lei, che è al mare, no, sarebbe raggiungibile con un treno, ma il treno non lo prendo. Ecco, questa qui è una descrizione della condizione umana meravigliosa, che è molto contiana. Io non so come si è svolta la composizione di questa canzone, ma immagino che Conte e Pallavicini abbiano lavorato strettamente insieme, anche perché la prossima che sentiamo, Una giornata al mare, è il seguito di questo, cioè è lui che parte veramente. E La giornata al mare, qui stiamo, tra l'altro, si succedono capolavori, perché ciascuna di queste, forse se tutto va bene, quando saranno passati una serie di problemi epocali, eccetera, eccetera,
smetteranno di studiare il 5 maggio a scuola e studieranno una giornata al mare. Igor, ma questo treno dei desideri che va all'incontrario, che significato può avere dal punto di vista dei desideri? Tema sicuramente ecco, ci sono caldo. Alcune cose, nel, come alcuni presentatori italiani non capiscono, per esempio Fazio e così via, ci sono alcune cose che non si possono dire in un altro modo. Okay. Allora, se dice che il treno dei desideri va all'incontrario, un normale, cioè uno dice, ma in che senso va all'incontrario? Cioè, ce lo può spiegare in un altro modo? Come dire, lei può nascere in un altro periodo e dire, non so, può nascere tedesco, pallacanestrista, e farci un canestro per spiegare cosa stava dicendo? Questa... No. No, certo. Il treno dei desideri che va all'incontrario è qualcosa che mette l'ascoltatore in una situazione: o l'hai capito e sei promosso in questa vita, e puoi benissimo farlo, c'è tutto il tempo fino a 90 anni, fino a 38 anni, o non l'hai capito e devi ancora ripetere l'esame di esistenza. Okay. Perché non è una cosa che spieghi in un altro modo, è così. È come la Divina Commedia. È come uno più due. Mm. Non può, tu provi a spiegare uno più due cosa vuol dire, che fa, immagino, tre, no? Ecco, uno più due fa tre, è l'espressione più economica che tu hai per spiegare questo concetto. E poi c'è il due per due che fa quattro. Sì, e... sì, questo qui è un mistero. E anche due più due fa quattro. Appunto. Cioè, se tu provi a spiegare questa cosa in termini non numerici, ci metti molte più parole e non spieghi la stessa roba. E il treno dei desideri che nei miei pensieri all'incontrario va è un 1 più 2 uguale 3. E non puoi spiegare in un modo più semplice, perché più lo spieghi, più lo tradisci. E lo teniamo così. Siamo rimasti a? Una giornata al mare. Una giornata al mare, giornata al mare, che è proprio un capolavoro. Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere questa quella gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla, è straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Più in là sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà, bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ti splende negli occhi la notte, tutta una vita passata a guardare
le stelle lontano dal mare, e l'epoca mia e la tua, e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare, una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia, lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone. Ecco, questa qui potrebbe essere la voce di Charlie Chaplin. Nel cinema muto Charlie Chaplin ha una voce. Se voi vi immaginate Charlie Chaplin, potrebbe essere questo. Allora, com'è la trama qua? Perché questo è un caso importante questo. In azzurro lei è al mare, no? Lui è in città e dice: io quasi quasi prendo un treno e vengo da te. Lei c'è. Adesso lui è al mare e lei è con un geranio in un balcone. Quindi lei è in città e lui è al mare. Cosa è successo nel frattempo? Tu ci pensi, naturalmente non è che ci pensi, ci penserai quando avrai 98 anni, 102, 106 anni, quando cioè, ti lasceranno sulla sedia a rotelle al sole in aprile a prendere un po' di sole, sapendo che non ti scotti, no? Perché prima di venirti a prendere per portarti a mangiare la minestrina. Ecco, ti verrà in mente e dirai: orca, se l'avessi saputo prima, porca puttana, che altra vita avrei fatto? Ma noi siamo qui apposta per evitarti di accorgerti di queste cose quando sarai sulla sedia a rotelle nella clinica, nella casa di cura. Te ne accorgi adesso a 28 anni e fai fuori mezzo mondo se te ne accorgi, perché di un tratto acquisti una potenza, una forza straordinaria grazie al signor Paolo Conte, l'avvocato Conte. Allora, cosa è successo nel frattempo? È successo, dunque, lei è rimasta sola, no? Con un geranio e un balcone. Qualcosa è successo tra i due. Non sono più insieme. Lui non ha davanti niente. Una giornata al mare, tanto per non morire. Evidentemente si sono piantati, no? E lui ha capito di aver perso tutto. D'altra parte lo diceva nella canzone precedente: non ho più risorse senza di te. Adesso lei, cioè, è rimasta sola, dolce Madonna sola, con solo un geranio e un balcone, nelle ombre di un sogno, posi una fotografia lontana dal mare, dov'è lui? Niente, è andata, questa parte di vita è perduta. C'era un attimo, c'era una possibilità di sublime e non si è realizzato. Per cui lui passa una giornata al mare, dove sarebbe dovuto andare col treno dei desideri, che all'incontrario andava purtroppo, e non è andato, adesso va troppo tardi. E si trova a sentire queste cose intorno, una cameriera, no? Che non parla, è straniera, no? L'auto che sa di vernice di donne di velocità, cioè l'altro ha donne, lui non ce le ha, e pensa a tutta una vita passata a guardare, e si ricorda dei nonni, cioè tante persone che hanno spiegato la propria vita, e pensa alla propria vita. Uno sente queste cose con la musichetta sinuosa, insinuante, questa lievemente ironica della fisarmonica dietro. Come dire, non voglio dirti cose pericolose, perché c'è la fisarmonica, è tranquillo, non ti sto trascinando verso il Ticino o la Trebbia per affogarti, non devi buttarti dal ponte, no? Siamo qui tranquilli. Vedi che c'è la fisarmonica, siamo tutti insieme, possiamo tutti insieme accogliere la tua spaventosa disgrazia esistenziale, che è di una normalità angosciosa, che è di una normalità angosciosa, perché l'abbiamo passata tutti come te, in un modo o nell'altro abbiamo fatto la giornata al mare, e meno male che tu ti sei accorto, che riesci a dire delle cose che tutti noi abbiamo provato e che tu hai detto con le parole.
No, tu hai provato una giornata intera, tra l'altro, con 1.000 lire, no? Hai tirato. Ecco, eri a Genova? Dici, no, Genova per noi era un'altra volta. Era la canzone precedente. Comunque sempre mare per un piemontese, sempre la riva del sublime che al piemontese è negata. Ecco, tutta questa roba qui, se uno la segue, è meravigliosa, no? Proprio perché ti porta in un romanzo molto lontano, molto scagliato, lontanissimo, che ti fa pensare, non so, a Pavese come un dilettante, ecco, per dire, no? Che non crea problemi, niente, un Pavese va bene per le scuole medie. E Conte no, Conte se lo, cioè se l'insegnante spiega Conte e spiega Genova per noi, Azzurro, una giornata al mare, il giorno dopo si licenzia dalla scuola, no? Non ce la fa più a insegnare così. Ecco, e Conte, cioè non so quanti anni abbia adesso, però sarebbe bellissimo se Conte vedesse lo spavento che ha prodotto nelle persone, lo vedesse sbocciare come proprio una giungla, no? Dopo parleremo della giungla, una giungla di fiori, di possibilità, che si, tutto un tratto ti fanno andare al treno dei desideri, quando ti accorgi che il treno dei desideri va all'incontrario, tu lo fai andare nel senso giusto. Quando ti accorgi che invece di stare lì, neanche un prete per chiacchierare, potevi partire e non far crepare quella storia, tu la fai, ci vai, no? Così non devi passare la giornata al mare solo e con 1.000 lire, solo e con 1.000 lire, mentre lei, tu, sei rimasta sola con solo un geranio e un balcone, no? E la vita del passato si ripete, cioè sono cose che tolgono il fiato. E per disattivare Conte, per fargli, per dargli un po' di popolarità naturale, semplice, così, intervengono nella vita di Conte dei momenti anche belli, no? Cioè belli, perché Celentano è una persona intelligentissima, sensibilissima, che io amo tanto, tra l'altro, e fa la sua versione di Azzurro, che è interessante sentire Celentano come mette a disposizione di tutti questa componente libiamo, libiamo nei Leti Calici, che lui fa in forma bandistica, verdiana, mentre Conte non è per niente verdiano. Vediamo un po' Azzurro Celentano. Cerco l'estate tutto l'anno. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Ecco, ho sentito questa canzone qua. Cos'ha che è sbagliato? Celentano è bravo. Celentano è bravo. Ha un bel lirismo, ha una grande forza, no? Però sotto, com'è l'arrangiamento? Pam 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 pam
quelli, c'è un verso di Conte, no? Sento dei tuffi nel mare o nel tempo, chissà, è vero, sono quelli lì, quelli si tuffano, no? Quelli che sono di sfondo, sentono la marcetta, no? Per cui una persona è dispostissima a cantare Azzurro come se fosse una canzone festosa. Perché? Perché non si attiva il sensore di che cosa stai dicendo, che cosa stai cantando, no? E Azzurro sembra allegra, perché Azzurro, non so, la bandiera italiana, cioè, ecco,
c'è qualcosa di malinconico, così non ti dai arie. Fra l'altro è una delle canzoni più famose nel mondo italiana. Certo. Beh, perché c'è una forza, cioè tutte le cose che hanno un contenuto grande poi hanno un eco grande, anche se nessuno capisce perché. Peccato però che nessuno capisca perché, perché questa canzone qua, Azzurro, inserita tra l'altro nelle varie puntate che stiamo ricostruendo, non è mica male. Poi è famosa la versione di Celentano, eh? È sì. Proprio quella bandistica con la banda di paese, come dici tu. E perché agli stranieri piace moltissimo, sì, sì. L'Italia scema. Yamma yamma ya. Sì, yamma 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 yamma. E yamma yamma è primo Novecento. Sì. E questa qui è fine Novecento, no? Fine Novecento. È fine Novecento, un pochino più pensosa. Abbiamo perso la guerra, no? Nel 45, voglio dire. No? Abbiamo perso la guerra, allora siamo un po' più rauchi. Però non c'entra niente. Ecco, un modo di farsi passare davanti agli occhi qualcosa di gigantesco come Paolo Conte e non accorgersene. Ma guarda, è capitato tanto spesso questa roba qua. Cioè è capitato in modo disastroso da alcune persone in passato, dei Paolo Conte del passato, tipo Van Gogh, per dire. Gli è capitato la stessa cosa. Van Gogh è stato ancora peggio di Paolo Conte, gli è capitato, perché il poveraccio ha venduto un quadro in vita sua, no? E alla fine, per disperazione, vabbè, anche l'alcol, l'assenzio, si è ammazzato. Paolo Conte gli è andata molto meglio, molto meglio. Qualcuno ha capito, specialmente all'estero, qualcuno ha capito che era davanti a un fenomeno gigantesco, no? In Italia, per la verità, un po' meno di quello che sarebbe stato bello se capitasse. Per cui, se una persona in questo periodo, sentendo, adesso siamo nell'ottobre del 2018, no? Questo tanto poi resta in Inter, per cui tipo Pompei, no? Ecco, nell'ottobre 2018, 20 ottobre 2018, se uno va a verificare sui TG, sui notiziari, vede che l'Italia non è messa particolarmente male, è messa in modo originale, no? È messa in modo che avventurosa, non sa come finire. Però si sente di fondo un livello basso, non un basso continuo, proprio un basso, da cui è difficile tirare una palude, una palude psichica da cui è difficile tirarsi fuori, psichica ed esistenziale dal punto di vista politico. E quindi dice, come mai? Ma come mai? Vi siete persi Conte? Tra l'altro, mica solo Conte, però vi siete persi Conte, che era lì, davanti a voi, vi diceva, ma dai, prendete, spiccate il volo e andate. E il treno dei desideri, cioè dicendo, io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. In questo modo Conte purtroppo ha riflesso il suo pubblico, che quasi quasi ti capisco, posso capirti, ma non ti capisco, perché il treno dei desideri, sì, potrei capirti e cambiare tutta la mia vita grazie a te, però il treno dei desideri va al contrario, data così, dai, prossima vita ti ascolterò nelle registrazioni del 2200 e dirò, guarda, se fossi vissuto quel tempo che figate che avrei fatto. Ecco, una cosa così. Però non è tanto Celentano che ci interessa, naturalmente, come vedo dai tuoi sguardi maligni. Però Paolo Conte ha avuto prima successo in Francia, sì. E poi in Italia. Come te, certo, lo spieghi questo successo parigino, dove riempivi i teatri, i palazzetti, cantando in italiano? Beh, niente, i parigini sono cavoli vostri, quindi li ascoltiamo volentieri, non ci stiamo coinvolti direttamente. Poi noi siamo abituati da Brassens in avanti, noi siamo abituati a dei cantanti che ci fanno esplodere la testa, no? E la vita. Non so se avete presente Brassens che canta, no? Ecco, Conte è di quella linea lì. Quindi i parigini dicono, fuori tempo arriva Conte, perché è nato in un altro momento, come Brassens e tanti altri dopo, no? Anche Aznavour aveva la sua, sì. Anche se più violinistico Aznavour. E poi in Italia niente, perché in Italia piacciono molto i vecchi. Quindi se tu riesci a tenere duro fino a che invecchi, okay, va bene. Norberto Bobbio, non so se l'ha filato fino a tanto vecchio,
Pertini, quel perfido individuo che era napoletano, cioè quell'essere che era napoletano, invecchiato, piaceva perché era invecchiato, no? Perché l'italiano è felice che, quando vede un vecchio che non gli fa preoccupare, perché dice così mia moglie non pensa delle cose, no? Questo vale solo per la politica o anche per le altre? No, per tutto, per anche tutto. Umberto Eco, okay, anche per Umberto Eco vecchio ha molto più fortuna dell'Umberto Eco giovane. Sì. Purtroppo alcuni non hanno avuto fortuna, il povero Calvino non ce l'ha fatta. Camilleri anche. Camilleri. Cioè, ma basta che in Italia non basta che sia vecchio, in Italia non basta che sia vecchio. Allora, quindi, Conte, che viva fino a 200 anni quest'uomo e che scriva soprattutto tantissimo, però non è tanto Celentano che ci interessava, come ripeto, vedo dal tuo sguardo malefico. Sì. È Baglioni. Baglioni. Questo siamo arrivati. Perché un altro dei punti clou della scaletta. Abbiamo due canzoni che il destino, con ironia, anzi con sarcasmo, ha voluto che fossero contemporanee. Eh sì. E una è entrata in un, si chiama LP, che ha venduto 1 milione di copie, no? E l'altra no. 1981. 81, 81. Tu eri nato? Un anno. Avevo un anno. Un anno. E Damiano aveva? Io ne avevo 9. 9 anni, qui sì. Tiriamo fuori tutte. E Antonio ne aveva? Uno. Un anno, quindi. E tu, Igor, quanti ne avevo? Dunque, 57, cioè, 57 meno 81, 14 anni avevo. Sì. O 24, no? Mi sa 24. 24, sì. Non barare troppo. 24 anni. Avevi già fatto le lotte. 24 già... anni, 24 anni, cioè ero anziano. Sì, allora, già tempo, ecco, nell'81 sono venuti questi due fenomeni, no? Conte ha scritto, che sono collegati proprio in qualche modo, il destino che fa cadere i ponti di Genova e di Bologna nella stessa estate, come per segnalare che la via è interrotta, ha fatto comporre a Conte e al signor Baglioni due canzoni con la parola via nello stesso anno. Non so se chissà se Conte se ne è accorto. Signor Conte, avvocato, si è accorto che ha scritto una canzone nello stesso anno di Baglioni con la parola via? E mi piacerebbe sapere, ma lei si è accorto della differenza tra lei e Baglioni? Non resti tra noi, eh? Cioè, non diciamolo a nessuno. Diciamolo a nessuno. Perché se diciamo a qualcuno, cioè, qui altro che TG, altro che situazione... Cioè, qui, insomma, uno si accorge che c'è un paese che ha fatto delle scelte sbagliate. Io non vorrei dire, non è questione di qualità, no? No, è inutile che ridi, non è questione di qualità, è questione di diverse poetiche, no? Baglioni è di un altro tipo di dimensione, Conte, cioè uno è di Roma, l'altro è piemontese, uno è schierato in una direzione, l'altro non è schierato, uno, diciamo, vabbè, basta. Non, uno ha i baffi e l'altro non ha i baffi. Ma quello che conta così. Meno. No? Però sentiamoli vicini. Cominciamo da Conte. Vieni via con me, dell'81. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo.
via via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do, chip, chip, boom, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do, chibum chibum bum, do 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 do. Sento anche lo xilofono a un certo punto, eh? Cioè lo xilofono che è uno strumento, una citazione anni 50 che è bellissima, nessuno sa più cos'è lo xilofono. Qui ce lo mette una pausa da grande regista americano western. A questo punto, come se fosse un western, mette un po' di suspense xilofono. E cosa dice questa canzone? È tutta il tu, tutta tu. Cioè è tutta quanta tu, è tutta quanta verso l'esterno. È l'uomo che si parla con lei e che si mette a sua disposizione dicendo, offrendogli lo spettacolo d'arte varia di un uomo innamorato di te. Ecco, 1981, tu pensi, tu senti un uomo così che ti parla in questo modo, mi immagino una donna, dice beh, il telefono, a questo punto cioè, ci sono anch'io, se non ho il numero di telefono vado ai suoi concerti, lo ascolterò per sempre, per tutta la vita, perché uno che parla in questo modo ha capito tutto di me. E di se stesso, con la pioggia, fatti un bagno caldo, fuori c'è un mondo freddo, è esattamente quello che ho sempre saputo. Non è solo un tu di maniera, mi sta spiegando a me stessa. Nello stesso anno arriva Via, di Baglioni, musica e parole. Sei più sincera quando dici una bugia. Sull'asfalto acquoso una luna affilata a tagliare i fili che legano le stelle. Stringo al cuore una lattina vuota e scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle. Mille spine aperte di settarmi di vento, la mia ruota incollata sulla striscia bianca della mezze. Via di chiedono dove va
pacchetto di fumo, il vento rilegge il mio giornale. E domani uscire di nuovo, farmi una faccia allegra per il prossimo carnevale. Un dolore freddo come un rasoio, per un altro giorno che nasce, muoio, muoio. Ecco, è una delle più belle canzoni di... Guarda che messe di fianco, Igor. È una delle più belle canzoni di Baglioni. Altro che il diavolo questa... e l'acqua santa. No, sinceramente, a me è piaciuta questa qui a suo tempo. Cinzia scrive, perché il suo treno non è andato all'incontrario? Ecco, ottima obiezione. A me è piaciuta questa canzone. Cioè, delle canzoni, tra le canzoni di Baglioni, è una delle più belle. Ha un... Voglio andare via, ha un bello slancio a un certo punto. C'è quella bella immagine del duello, no? A 10 passi un ultimo sguardo e via, invece sparassi si allontanano. Per il resto è esattamente il contrario di Conte. Allora, non so se vi siete persi i primi versi, perché può darsi che, siccome li recita in fretta per dare l'idea che non sono importanti, giustamente, però fermiamo un attimo, facciamo un fermo immagine, vediamo i primi versi. Allora, i primi versi sono: la mia sigaretta brilla rossa tra le luci di periferia, e qui c'è tutta la canzone. Allora, la mia sigaretta è mia, intorno è tutto luce di periferia, cioè io brillo e il resto è la periferia. Attenzione, non è Baglioni, ci mancherebbe altro che Baglioni sia questo, cioè ci mancherebbe fosse questo, è Baglioni che sta dando voce a un'anima italiana. Cosa vuol dire la mia sigaretta brilla rossa con le luci di periferia? Vuol dire che intorno c'è la periferia. Io voglio essere democratico, no? Voglio essere democratico. Quindi non è, sono in centro, non sono in Piazza Navona, non sono in Piazza Esedra, sono in periferia. La mia sigaretta, quindi nessuna pretesa, però la mia sigaretta è mia e intorno c'è il vuoto e io sono io e intorno c'è niente. La posizione periferica mi permette di vantarmi. Dopodiché, per tutta la canzone, è una specie di affettazione di narcisismo, che non è Baglioni, figurarsi. Cioè, è quello che Baglioni sta interpretando di una certa anima e sta dando a una certa anima d'Italia, maschile, molto maschile. Uno dice, beh, io non mi sono accorto che dice questo. Ma sì, è vero, perché la musica è bella. Per cui... voglio andare via, è bellissima questa cosa qua, anche tu vuoi andare via dall'Italia, cioè tutti vogliono, nessuna persona sensata vorrebbe stare in Italia, a meno che non abitasse in, non so, a Novi Ligure, cose. Ecco, e non avesse 140 anni, ecco. Quindi voglio andare via, ti porta via sul piano lirico, però in questa canzone ti invita, ti dà il permesso, ti assolve del fatto che tu ti ripieghi su te stesso, ti dai un sacco di aria. Cioè, ma proprio arriva a dire delle cose che qualsiasi ragazza che la sentisse dice, ma vaffanculo, va. Cioè, tu non sei come ti credevo io. Ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro che io fossi come mi credevi tu. E poi, siccome lei non è come la credeva lui, lui se la piglia con Dio, dicendo, perché hai fatto il mondo così triste, Dio? Cioè, ma chi ti ha detto? Scusa, abbi pazienza. Cioè, Dio ha un mestiere difficile, no? Deve fare il Dio dell'universo, cioè non ha solo Roma, la periferia di Roma. C'ha l'Africa, c'ha l'Angola, la Nuova Zelanda, l'Antartide. Cosa cavolo gliene frega Dio dei tuoi problemi, abbi pazienza, che ti passeranno tra un quarto d'ora, no? Perché ti passeranno tra un quarto d'ora? Perché si sente dal tono che usi. A un certo punto, nel momento più tragico, dice,
la linea bianca della mezzeria. Mezzeria è un termine da polizia stradale. Cioè, gli manca il termine per indicare sta cazzo di linea bianca sulla strada. La mezzeria, ma questo lo può dire un vigile di Caltanissetta trasferito a Roma che sta facendo una multa. A che distanza sei dalla mezzeria? E questo si sente che sei falso, sei falso. Non tu, Baglioni, sei falso. Tu sei autentico, tu sei un poeta che stai esprimendo la schifosa falsità del narcisismo italiano del 1981. E sei bravo, sei proprio bravo. La striscia bianca della mezzeria, tu sei bravo perché ci metti la parola bianca, che non c'entra niente. È come dire che il tramonto del sole avviene a occidente. Di che cazzo di colore vuoi che sia la striscia sulla strada, se non bianca? Abbi pazienza. È retorica. E stai moltiplicando parole, per far presente alla mente umana dei prossimi secoli quanto vuota è la mente delle persone che ascoltano e che sono contente di sentire che tu non dici niente. In nome loro, no? Tu hai avuto un problemino del cavolo con una tizia, no? E la stai menando, pigliandola con Dio, pigliandotela con Dio e con l'inferno e con tutto. Perché? Perché non hai niente da dire. Perché tu sei una sigaretta con le luci di periferia intorno. Ecco, con queste due canzoni, una ha venduto, tenete presente, la seconda ha venduto 1 milione di dischi. Dice, ammazza, ha fatto 1 milione di dischi. Che bravo Baglioni, se vuoi sì, ha fatto un sacco di soldi, va benissimo, però adesso che è passato il periodo, no? Dopo Pompei, adesso ascolta un po' Conte e ascolta Baglioni, cioè uno può averci guadagnato tanto e l'altro meno, ma chi è che sta parlando di quello che importa? Tu dirai Baglioni, perché è realistico e sta descrivendo la realtà che c'era allora. E io ti dirò, bravo, hai ragione, ma penserò a un'altra cosa mentre te lo dico. Seguendo la... È interessante quello che scriveva anche Rita in chat, facendo un po' una lettura parallela a quella che facevi tu prima di Conte su Una giornata al mare azzurro, la storia che continua. Lei scriveva da voglio andare via, poi c'è passerotto non andare via, Baglioni ha continuato sì. La storia. Volente Osei, sì. Su... Ma non so chi sia incazzato, se Igor o Baglioni, no, io no. Ma tu ti vedo acceso. Possiamo rimanere in tema stradale, se vuoi, sì. Igor. Andando su o le biciclette o l'amaranto, quella lì è metafisica, cioè c'è De Chirico, no? In Italia c'è De Chirico e c'è Conte, c'è De Chirico e c'è Bartali di Conte, sono le piazze di De Chirico e c'è Bartali di Conte. Io non so se sto esagerando, spero di no, cioè spero che in futuro qualcun altro si accorgerà che tra le piazze di Chirico e tra Bartali di Conte non c'è una grande differenza di qualità e di livello, di altezza e di ispirazione, perché è lo stesso tipo di metafisica. Poi datemi torto, intanto che ascoltate, se qualcuno sta ascoltando adesso, intanto che smanetti un po' su internet e vada su una qualche piazza di De Chirico e veda un po' se non è vero. Vediamo un po' Bartali. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita,
e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratarata, 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 ratarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazzara zazz, zazz. Ecco, allora, dunque, avete sentito, no? Cioè, la parte di chirichesca della cosa è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Questo qui è la persona che ascolta con i sandali. Questa qui è un particolare di una bellezza. Come fa? Come è una bellezza? Cioè, i sandali. No, calma, calma. Qui anni 40, anni 50. I sandali degli anni 50 sono una cosa che quelli che hanno visto i sandali degli anni 50 o 40 non se li dimenticano più. Perché questo elemento indifeso della virilità italiana nei sandali. Cioè, c'erano le scarpe a sandali, no? Che prendevano aria con le calze dentro. No? Perché? Perché era difficile vivere in quel periodo, per cui era bello avere un po' di aria tra i piedi. Non c'era altro motivo. No? E lui che prende questa cosa, la prende da Rapace, la porta nella sua canzone e rimarrà per l'eternità. Bellissima sta cosa. Dice, ma perché i sandali? Poi, non so, nel 2500 qualcuno dirà, perché i sandali c'è in Paolo Conte? Dice, aspetta, vediamo un po' i sandali. Poi studia sui reperti archeologici di internet i sandali, dice, ma nel momento in cui, prima delle stringhe, delle scarpe con le stringhe, c'erano le scarpe con i sandali. Le scarpe con i sandali, le persone non necessariamente povere, ma no, medio-basso, no? Quelli che dicono ce lo fanno, invece di cellophane. Perché dicono cellophane? Perché i fiori si avvolgono nel cellophane, che fa cric crack, no? Fa cric crack quando lo dai, quindi è bello. E persone che sono abituate al lavoro in fabbrica, eccetera, che pensano che il rumore del cric crack del cellophane sia qualcosa di bello quando glielo regali. Quindi farà piacere, no, il rumore che fa il cellophane. Ma una birra fa gola di più, perché se io nella vita, di fronte all'infinito, se io devo confrontare il rumore del cellophane che piace alle donne con il rumore con il sapore della birra, io di fronte all'infinito, di fronte alla morte, di fronte io preferisco la birra. No? Ecco, questo però io posso ragionarci sopra solamente se ho i sandali, cioè solamente se io appartengo a una particolare classe sociale che non ha implicazioni particolari, che la vita ce l'ha davanti. E la vita è Bartali, la vita che da quella curva spunterà. Io sono quello che non sono partito per il mare. Io sono quello che sono andato al mare quando era troppo tardi, quando lei era già andata via. Adesso sono passati 4 anni, sto con te, no? Sto con te, che tu non sei lei, no? E tu dici andiamo al cinema, vai tu al cinema. No? Ecco, io quando ormai è passata... Ho avuto l'esperienza mistica al mare, una giornata al mare. Adesso io aspetto che spunti la felicità da quella curva sotto forma di Bartali, con questa fatica, col naso grosso, col sorriso, no?
cioè col naso triste dell'italiano allegro, perché lui ce la fa, che i francesi mi rispettano. E qui, da un quadro, qui da De Chirico, si arriva verso Balzac, no? Cioè la Comédie Humaine, e te la racconto, e ti racconto tutta quanta quest'epoca. Poi magari, no, magari mi sbaglio, magari è una serie di coincidenze incredibili di una persona che non spera quello che scriveva e che andava a caso. Ma io penso che sapesse benissimo l'avvocato che stava scrivendo. Poi sempre per quello che riguarda la strada, ce n'è un'altra. Ti volevo anche chiedere una cosa, Igor, rispetto ai sottotesti che a volte fa Conte, zazzarazza, forse Conte è stato il primo a introdurre queste non parole all'interno delle canzoni, della musica italiana, è uno dei primi. Anche il Cazzù, eh? Il Cazzù. Lui si vanta di essere il campione europeo, il più bravo di tutti a suonare questo, il Cazzù. Non strumento che è il Cazzù. Ma vorrei vedere te. Se tu a un certo punto affidi le tue canzoni di questo livello alla gente, dimmi tu se non ti viene un momento di rabbia. Questo qui è rabbia. Zazzarazzazza, è rabbia. Come dire, non mi capisci, ma vai a cagare. Cioè, a me mi dà fastidio. Cioè, non importa, va, se mi capisci. Zazzarazzazza è un'imprecazione contro chi non capisce. Io ci ho messo dentro 6 litri di sangue in questa canzone, ho dovuto fare 2 trasfusioni dopo averla scritta, e tu non la capisci e pensi che parli solamente di ciclismo, ma porca boia, zazzarazzazza. Sempre per la parte stradale c'è un'altra che si è andato Polino Amaranta, che è questa qui è classica, questa è proprio, questa è Foscolo, diciamo il territorio della letteratura italiana, no? Proprio. Eccola, la sentiamo? Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, l'auto che comodità. Sul mattopolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va, se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e a forza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si staccano in canto il 46. Sulla Topolino amaranto si vaccano in canto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Bionda, non guardar dal finestrino che c'è un paesaggio che non va. È appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù. Meglio che tu apri la capote e con i tuoi occhioni guardi in su. Beviti sto cielo azzurro e alto che sembra di smalto e corre con noi. Sulla Topolino amaranto si va che un incanto nel 46. Se le lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, mi sembra una fionda, e abbozza un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto va che nel canto nel 46. Topolina, Topolina! Topolina, Topolina, Topolino amaranto si va che mi canto nel 46. Ecco, questa qui è un po' la canzone della giustificazione. Allora, tutto quello che abbiamo detto è anni 50, 60 fino adesso, no? Sì, il 46. La Topolino amaranto è una macchinina piccolina, no?
però insomma chi ce l'aveva nel 46 era un bel risultato. E c'è un verso qui proprio storico, tipo i sepolcri di Foscolo, cioè questo è equivalente dei sepolcri, no? Sepolcri, perché Foscolo scrive i sepolcri? Perché Napoleone ha detto queste cose, no? Allora, per sapere cosa è il significato dei sepolcri, bisogna andare a vedere cosa ha fatto Napoleone in quel periodo. Poi non insisto sulla cosa, perché non ricordi scolastici che non va bene tirar fuori dalle tombe, dai sepolcri in cui sono fortunatamente stati depositati per sempre, con Foscolo e tutto il resto. Però cos'è il 46? Il 46 fida la guerra. Bionda, non guardare al finestrino, che c'è un paesaggio che non va. No? Io sono felice, vedi, sono felice. C'è la Topolino Amaranto, no? Comprata con i soldi del papà, comprata i soldi miei, non ha importanza, però l'ho comprata, va bene? E va che è un incanto, sembra un'Aprilia, una meraviglia. Ecco, non guardare al finestrino, perché quante case su 10 sono andate giù con i bombardamenti? No? C'è stata la guerra. Io la guerra non ho capito perché c'è stata, ma la guerra mi ha scardinato completamente. Io sto facendo finta di non essermene accorto. Devo cercare di essere l'allegria disperata di questa canzone che si sente è proprio quello. Io sto cercando di essere contentissimo nonostante la guerra. È l'estate del 46. Sono appena finite le fucilazioni della liberazione, per intenderci, no? Hanno appena sepolto i pezzi di morti che trovavano ancora in giro. Ecco, godiamoci la vita, perché un'anima segnata come la mia, lo so che non avrà più una vita normale. E anche in questo uno dice, beh, è quella generazione lì. No, no, non è quella generazione lì. Perché purtroppo, mentre la prima guerra mondiale ha segnato una generazione, la seconda guerra mondiale ne ha segnate di più. Perché prima della seconda guerra mondiale l'umanità non sapeva che era possibile fare dei campi di concentramento, no? In cui venivano bruciate uomini, donne, bambini, non era pensabile, in quantità enorme, e veniva bruciata gente che non si opponeva. Questo era terribile. Cioè, mentre prima della seconda guerra mondiale in India era ancora pensabile Gandhi, che con tipico prodotto degli anni 30, che con la non violenza dissuadeva un occupante straniero dall'andar via, nella seconda guerra mondiale in Europa la non violenza degli ebrei nei campi di concentramento non portava a niente, non portava a niente. E dopo quello, nel 46, nell'estate del 46, il tentativo di essere normali, di essere contenti, ha esattamente quel tono angosciato, rauco, disperato, con sotto l'armonica, che terribile l'armonica, questa canzone, sotto l'armonica, di vuoto assoluto nel scenario dei bombardamenti. E Conte, per cui, dice, perché io sono azzurro? Perché io sono una giornata al mare? Vabbè, cioè, se vediamo la mia biografia, non la mia, di Conte, non è l'io delle sue canzoni, come Baglioni, non è quello di Voglio andare via, no? Diciamo. No, non è lui. È inutile fare quella faccia, no, non è lui. No, giusto? Giusto. Giusto, no, giusto. Diciamo che voi dite questa cosa. No, non è lui. Io non ho detto Damiano. Io non è, okay. Ecco. Io non l'ho detto, io secondo me è una voce poetica. Ecco, e Conte dice, vedi, quello lì è finito a fare azzurro, tra parentesi, e tu se non stai attento finirai a fare azzurro per, col treno dei desideri che va all'incontrario per tutta la durata dei tuoi giorni, anche se sei la terza generazione dopo la seconda guerra mondiale, però finirai lo stesso perché è stato un disastro, perché sulla Topolino Amaranto nell'estate del 46 io cercavo di essere allegro e la voce era rauca e mi sentivo che non era vero. Ecco. Questa cosa qui è di una profondità che nella letteratura italiana
nella prosa italiana del secondo dopoguerra, oso affermare che nessuno ha raggiunto, no? Nessuno ha raggiunto in tante tante pagine. Quest'uomo qua ce l'ha fatto in pochi versi impressionanti, mentre tanti altri cercavano di evitare l'argomento, parlando tipo Calvino delle prodezze dei partigiani o della popolarità dei siciliani come Vittorini, eccetera eccetera, o niente, Pavese con le sue innocue narrazioni e così via, tutti ci hanno girato intorno, come dire, non vogliamo rischiare, non creiamo problemi. E tra i pochissimi che in Italia hanno creato problemi, a parte Pasolini, che è finito male, poveraccio, c'è stato Paolo Conte, che ha creato problemi. Di Pasolini se ne sono accorti, perché quello lì era petulante. Di Paolo Conte non se ne sono accorti, se ne accorgeranno dopo. Però la grandezza non è una questione di misura di grandezza, però la grandezza, diciamo, a spanne è la stessa. Io creo problemi a una storia d'Italia. Se vogliono dimenticarmi, fanno la storia d'Italia. Però il destino storico non dimentica. Per cui, a meno che non capiti una cosa inaudita, fino adesso mai vista nell'evoluzione dell'umanità, che si dimentica un artista, Paolo Conte non viene dimenticato e salterà fuori. Cioè, se pensiamo alla difficoltà che ha avuto Joyce per pubblicare l'Ulisse, no? E adesso l'Ulisse, cioè c'è la gente che lo sa a memoria praticamente, quanti anni dopo? Tanti anni dopo, un secolo dopo. Ecco, grandi auguri a Conte, cioè vivi fino a vedere che trionfi. Mi piacerebbe adesso mettere un altro brano bellissimo in scaletta, che è un brano del 1984, Sparring Partner. Ah, eh sì. Lo ascoltiamo prima? Eh sì, sentiamolo prima. Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da-da-da, 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 da-da-da.
nel suo sorriso, a guardar passare i tram, vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Ecco, cos'è questa storia? Questa è la fine di Azzurro, cioè è l'epilogo di Azzurro. Dunque, pensiamo all'inizio, no? Lui non vale niente, dice lei di lui. No? È un macaco senza storia, dice lei di lui. Chi è lei? Lei è la compagna attuale, no? È la compagna attuale, lui sta lì seduto, sparring partner. Chi è lo sparring partner? Lo sparring partner nel pugilato è il partner su cui si risparmia, no? Praticamente è quello, cioè un pugile mediocre che viene usato dal campione per allenarsi. Il campione si scarica, impara a tirare i pugni sullo scaricare sullo sparring partner i suoi pugni, e lo sparring partner è uno che accetta di farsi picchiare, no? Reagisce naturalmente, no? Però è un po', non so, come in Rocky, quando lui picchia i quarti di bue, no? Ecco, quarti di bue perché lo sparring partner costa di più. Allora lui è l'amico macellaio e picchia i quarti di bue. Sparring partner è quello che si fa picchiare, però bisogna pagare un po', no? Lo sparring partner è il pugile suonato. Infatti lui non ha più la memoria in fondo ai guanti bui. Cioè la sua mente è una serie di guanti bui. Pensa come buio un guanto. Se hai mai visto un guanto da box, come buio l'interno di un guanto. Ecco, queste qui sono le cose di Conte che riesce a condensare all'immagine in una profondità in 7-8 parole, contratti che in realtà sono di una violenza espressiva dolcissima, tra l'altro. Però il suo sguardo è una veranda. Il suo sguardo è una veranda. Cos'è una veranda? Dunque, il suo sguardo è una veranda. Una veranda non è che va lontano. Una veranda è una vetrata. Larga. Larga. Il suo sguardo è innocuo, sta lì e guarda avanti, e mentre per te è una veranda, cioè avanti 4 metri, 3 metri, lui si addentra nella giungla, cioè lui si perde nel nulla, in una giungla che è solo dentro la sua testa, in cui i tram sono degli elefanti che passano sulle piste, che sono i binari, stesi sopra i sanpietrini, no? E lui guarda, stava lì nel suo sorriso a veder passare i tram. E cavolo, uno che ha avuto Azzurro, una giornata al mare, non ha speranza nella vita, ha questo davanti. E naturalmente Conte dice a se stesso, che non incontrarlo mai, non incontrarlo mai, prendi il primo pullman e via. Tutto il resto è già poesia, cioè dopo una cosa del genere, basta che prendi un pullman, ti allontani da questa cosa e sei nel mondo. Il problema è se capita a te, dopo aver avuto nella vita una serie di azzurri, che è la cosa più terribile che si può scrivere in una nazione, Azzurro, no? Il treno dei desideri all'incontrario va, no? Lei è lì e io sono qui e poi farò una giornata al mare da solo. Ma pensa che roba, no? Ecco, dopo a me cosa mi aspetta come vita? La vita di uno sparring partner. Sono lì fermo, guardo passare i tram, via via, non incontrarlo mai. Tempo al tempo e lo vedrai. Tempo al tempo e lo vedrai, uno fa subito le corna, no? Dice, purché non mi capiti a me una cosa del genere. Tempo al tempo e lo vedrai, sembra una maledizione di uno sciamano. Ecco, scostati mentre passa l'ondata di quella maledizione, in modo che colpisca la persona vicino a te e non te. E prendi il primo pullman e via, tutto il resto è già poesia, perché è pericoloso. Stai attento, se fai una vita di sconfitte accettate, autoaccettate, autoprovocate, non hai speranza, sei solo uno sparring partner. Io mi domando, perché nelle interviste Conte non racconta questa trama? Io penso che in qualche modo faccia una cosa molto bella.
nella storia della letteratura del Novecento. Allora, la storia della letteratura del Novecento è cominciata con i futuristi, con i simbolisti russi, eccetera, no? Simbolisti russi, futuristi italiani, eccetera, che erano persone, come D'Annunzio anche, no? Prima dei futuristi, prima dei simbolisti era D'Annunzio. Cos'è di bello D'Annunzio? D'Annunzio è di bello che lui era lui, no? Majakovskij, cosa aveva di bello? Che aveva Majakovskij? Che lui era lui. Per cui la gente non andava a sentire le poesie di Majakovskij, andava a sentire Majakovskij. Uno leggeva la poesia di D'Annunzio, non leggeva la poesia di D'Annunzio, leggeva D'Annunzio che scriveva una poesia, era diverso, perché era D'Annunzio che aveva scritto. C'erano poeti piemontesi, per esempio un poeta che a Conte magari piacerà anche molto moltissimo, Gozzano. Se non ce l'ha presente, troverà un fratello sicuramente, un cugino lontano, però ecco, Gozzano era quello che diceva: non sono io che importo, l'importante è l'opera. Io credo, diceva Gozzano fuori tempo, che l'opera più importante è la persona, mentre nel Novecento la persona è più importante dell'opera. Allora, noi leggiamo Il nome della rosa perché è Il nome della rosa o perché l'ha scritto Umberto Eco? Ecco, c'è questo dubbio, ormai Umberto Eco è morto, spero che non sia così, però ho come l'impressione che noi leggiamo Il nome della rosa perché l'ha scritto Umberto Eco, non perché Il nome della rosa è Il nome della rosa. Noi leggiamo tanti autori italiani perché sono loro, no? E non per cosa hanno scritto, perché si è parlato di loro. E Conte invece è una persona che dice: no, io non voglio che si parli di me accanto alle mie canzoni, voglio che le mie canzoni parlino per conto loro. È fuori tempo completamente, è un gesto di un eroismo culturale eccezionale che lui fa e che non so se sia stato notato, ma è stato notato in modo un po' snobistico dai filologi, dagli studiosi, però da un punto di vista della storia della canzone italiana è un correttivo culturale importante che noi abbiamo avuto sotto gli occhi e che per adesso a me non sembra che abbiamo visto, però se lo si vedesse sarebbe una gran cosa, o meglio l'abbiamo sentito sotto forma di sentimento, ma non so se abbiamo ancora visto dal punto di vista culturale. Però questo è un... vediamo. No, tu dici, ampliamo un pochino, un minuto, questo discorso che è bellissimo. Cioè, tu dici che Shakespeare sarebbe stato su senza Shakespeare? Sì, sicuramente, sì. Siamo d'accordissimo. Tolstoi sarebbe stato su senza Tolstoi? Sì. Paolo Conte è stato e rimane su senza Paolo Conte. Paolo Conte. Questo. Umberto Eco. Vuoi andare avanti con altri esempi? Umberto Eco rimane su con Umberto Eco. Cioè, finché c'è Umberto Il nome Eco, della rosa? Cioè, dimenticato Umberto Eco, ho il sospetto che Umberto Eco non si leggerà più. Adesso non vorrei fare previsioni sgradevoli. Però pensiamo a Claudio Villa. No? Claudio Villa era un grande cantante, grande, una bellissima voce, espressione. Era praticamente il papà di Baglioni, diciamo, dal punto di vista culturale, puramente culturale. Era il papà di Baglioni, dal punto di vista di una certa volgarità del narcisismo, ecco. Però sempre tenendo presente che l'autore non è i suoi testi. Claudio Villa è scomparso e a me non risulta che nessuno si ricordi di chi era Claudio Villa. Tra le persone nessuno si ricorda. Nei miei tempi, io ho 61 anni, cioè Claudio Villa era Claudio Villa, il Reuccio, figurati, no? Nessuno si ricorda più di Binario triste e solitario, questa assurda canzone. Binario, triste e solitario, che è una contraddizione già in termini, perché i binari sono due. Cioè tutto può dirsi di un binario, meno che sia solitario, perché è accanto un altro binario. Quindi dire, a meno che non sia una monorotaia giapponese, ma non penso che si riferisse a quel tempo la monorotaia. Era una retorica pura, che era sostenuta soltanto dalla presenza di Claudio Villa, dalla sua prorompente vitalità. Modugno anche corre lo stesso rischio, no? Modugno era una personalità enormemente più luminosa di Claudio Villa. Rinaldo in campo,
Però nel blu dipinto di blu è più grande di Modugno, dai. Infatti, sì, e Modugno è in lotta. Modugno è in lotta perché la sua, che è nato il giorno di Claudio Conte, tra l'altro poche distanze, cioè una sua prorompente personalità in cui ogni tanto cerca di, cioè nella storia ha cercato di giustificare il suo successo. Un'altra persona che aveva un enorme successo e di cui non si ricorda più niente era Raschel, Renato Raschel, sì, che era enormemente famoso, è sparito lui, non è rimasto più niente. Sì. Perché erano persone che in qualche modo avevano la loro personalità, io e ancora io, più le canzoni che faccio. Conte non ha questo. Cioè Conte dice, no, io niente. Io sono un avvocato, sposato con la signora Eigle, e faccio le canzoni. Le mie canzoni se devono andare, vanno. Io non ci sono mai nelle mie canzoni. Non sono mai. Non conto niente. E da questo punto di vista rappresenta un fenomeno di una forza, di un'originalità anche nel Novecento italiano enorme. Novecento è anche ormai più che Novecento, perché c'è ancora. Intanto che prepariamo la pista da ballo per il prossimo blocco di canzoni, una curiosità rispetto a Sparring Partner. Che leggevo, Conte è anche una delle sue passioni, l'enigmistica. Leggevo che la canzone Sparring Partner è stata costruita su due parole consecutive nel vocabolario, cioè parte con macaco e poi si sviluppa, alla fine finisce con macadam, che sono le due parole consecutive nel vocabolario italiano. Mi piaceva questo dilatare fra due parole successive anche lo spazio nel dizionario. Non ci credo, ma non ci credo, guarda, non ci credo neanche per un secondo. Se mi sbaglio, sono contento di sbagliarmi, perché mi sono accorto, avendo sentito per la prima volta in vita mia, in previsione di questa trasmissione, l'intervista di Paolo Conte, mi sono accorto che non è vero assolutamente. Cioè, Paolo Conte vuole apparire talmente poco per quello che è, che dà l'idea di essere, cioè voglio essere innocuo, cioè, quindi l'enigmistica io sono un enigma, no? Non vi faccio male, però sono talmente un enigma che mi occupo di enigmistica, che cita anche nelle sue canzoni, come vedremo. Pista di ballo, pista da ballo pronta. Questo strobo è Boogie. Boogie. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Do-dap, 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 da. Quei due continuavano, da lei saliva furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da-da-da, do-da-da, do-do. Cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri. Sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decolava, decolava.
I'm doing my boogie, man. You let me free me trouble. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam 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 gnam. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boogie woogie. Prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista. Ecco, boogie, questo, boogie. Questo qui è una mistione di situazioni, perché la scena è 1937, Dancing da qualche parte, però quelle drogherie d'una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera è Asti, è Torino, no? Che non so, cioè è difficile, non è difficilissimo da immaginare, c'erano drogherie piene di cose, drogherie durante l'inverno tenevano la porta chiusa, poi era la primavera per cui tenevano la porta aperta, e dalle drogherie tutti sanno, quelli che c'erano allora, veniva un odore fortissimo per un insieme di profumi di tutti i tipi, dalla carta di Abissinia al detersivo al sapone alle mandorle, venivano tutti quei. Poi passare davanti a una drogheria era passare davanti a qualcosa, un'esperienza olfattiva straordinaria. E lui lì descrive un'esperienza olfattiva di un dance degli anni 30. olfattiva e di senso, cioè quella là che mangia le caramelle alascane, cioè le caramelle dell'Alaska,
facile, come visto che c'è una diatriba in internet, però è facile, dell'Alaska, no? Cosa vuol dire dell'Alaska? C'è il ghiaccio, poi nell'Alaska non è che sia sempre ghiaccio, però l'idea dell'Alaska vista da Asti, no? Ed è una cosa che uno si immagina sempre dalla prima della giornata al mare, cioè d'azzurro, quando uno è stufo di stare in cortile, ora mi annoio più di allora, allora poi neanche un prete per chiacchierare, allora se uno ci vede chiacchierare, allora va a casa e si immagina delle cose, no? E uno dice, vabbè, è la storia di un perdente, no? Fatto in categorie di questo periodo, ma neanche, non è neanche un perdente, è un modo di sentire la vita, come sentire la vita. Per cui si immagina l'Alaska come un posto col ghiaccio, caramelle alascane. Nel frattempo si immagina una serie di cose, e mentre si immagina queste cose, questo come un tappeto di Penelope, gli vengono fuori delle intuizioni della realtà dei rapporti umani meravigliosi. Per esempio la frase famosa: quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Tutto un tratto, cioè, capisce tutto dei suoi genitori, per intendersi, no? Questa è una canzone da complesso di Edipo. Capisce tutto dei suoi genitori. È un bambino che guarda i genitori che ballano, questa qua, no? Tutto un tratto diventa questa. E poi, tremenda, è un mondo adulto, si sbaglia da professionisti. Ecco, e uno benedice la sua sconfitta perché gli ha permesso di intuire questa cosa grandiosa, questa frase grandiosa che spero avrà cambiato la sorte di tutta una serie di persone che sentono questa canzone. Non so quanti, 10, 15, 2000, 20.000, però per questa frase, cioè, metteranno i ceri a Conte queste persone finché vivo. Prossimo brano, rimaniamo in tema di danze, è un brano anche questo, tutti sono bellissimi questo nella playlist, però io questo è forse il mio preferito, Alle prese con una verde milonga. Alle prese con una verde milonga, il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate, per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guittezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare. Ammesso che la milonga fosse una canzone, bene, io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento,
così la milonga rivelava di sé. Molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera. Una verde frontiera tra il suonare e l'amare. Verde spettacolo in corso da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare. Ecco, questo qui è una, niente, è nascosto in questo pezzo, nascosto e mostrato in questo pezzo, una delle, delle formule della poetica di Conte. Perché supponiamo che la pilonga fosse in un certo modo, io l'ho presa e l'ho trasformata in qualcos'altro. Lo dice, no? Io ho fatto in modo che la milonga rivelasse di sé più, molto più di quello che appariva, che è esattamente quello che Conte ha fatto per la canzone italiana. Io ho preso la canzone italiana, ammesso che la milonga, cioè la canzone italiana, fosse una canzone, io l'ho presa e l'ho trasformata in qualcosa di completamente diverso. E ho fatto in modo che venisse fuori la sua... non la sua origine, qui c'è un gioco interessante, ma il suo futuro, il suo scopo. Dice la sua origine d'Africa, eccetera. Non è la sua origine d'Africa. Io ho fatto in modo che venisse fuori quello che una canzone può dire, quello che una canzone può fare, quello che una canzone può significare. L'ho fatto e lo dico. E siccome l'ho fatto e lo dico, adesso io lo metto lì e ripeto... tra 700 anni qualcuno se ne accorgerà. Cavolo, 700 anni. Speriamo che non gli tocchi come Severino Boezio. Come Boezio. Che non è che sia già finito proprio un periodo del cavolo. O che non gli capiti, non so, come Angelus Silesius, no? Che è isolato in mezzo a un periodo terribile, che conteneva delle cose straordinarie. Sia Boezio sia Silesius contenevano delle cose straordinarie, perse in un periodo disgraziato, con secoli intorno di sventura. Speriamo che le cose vanno meglio, cioè speriamo che l'influsso che Conte ha voluto esercitare sulle persone, che sta volendo esercitare sulle persone in questo periodo,
che duri e perduri e produca e fruttiferi, che uno si accorga che la canzone e qualsiasi altra opera d'arte è una frontiera, una verde frontiera verso qualcosa ancora di... cioè, verde frontiera cosa vuol dire? Una frontiera non civilizzata, una frontiera ancora aperta verso qualcosa da scoprire. E, è bello che lui sia così consapevole della natura delle trasformazioni che ha prodotto, tenendo presente dal punto di vista, tra l'altro, da cui è partito, come sentiremo adesso, sotto le stelle del jazz, cioè punto di partenza di quello che anche poi, dopo, sotto le stelle del jazz, avrebbe avuto difficoltà a partire col treno dei desideri verso Azzurro. Questo qui è prima, ancora quello del Topolino Amaranto. Una milonga verde, sembra che Paolo Conte sia ottimista, da come l'hai descritto negli ultimi secondi, minuti. A meno che la verde non sia la giungla che lo sparring partner vede dalla sua veranda di rincretinimento completo, dicendo guarda che giungla poteva esserci. Adesso invece delle piste di elefanti meravigliose di una verde frontiera ci sono i tram che passano, che rimbomba tutto il macadam quando passano loro. Allora te la faccio diretta. È ottimista Paolo Conte? Fortunatamente si riserva, a quanto pare dalle sue canzoni, di appartenere a un versante o l'altro versante. Sta a vedere con un'esigenza di meraviglia che dice stupitemi, cazzo, non è possibile che non mi stupite. Sotto le stelle del jazz. Da 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 I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da 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 dap da da di di da dap. Da 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 da. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da do da ti da do da. 2000 enigmi nel jazz e non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz.
ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me just I whisper all of you, I whisper all of you. Yes. Ecco, qui è facile, no? Questo qui è Da dove vengo, no? Ladri di stelle del jazz. Ritorniamo alla storia di Azzurro, quello che non è partito. Porca miseria. Tu pensa a una persona che sente che ha una certa idea di sé, che ascolta il jazz in un paese civilizzato, non dico l'Italia, e dice adesso posso anch'io fare delle cose, no? E invece uno che si abitua a ascoltare il jazz come qualcosa di stellare, lontano, lontanissimo, di cui lui può essere al massimo una scimmia. Marisa, svegliami, è stato un sogno fortissimo. In un mondo fatto di attimi, questa è una cosa, cioè tenetela presente voi che ascoltate, cioè il mondo fatto di attimi è la cosa più brutta che possa esistere al mondo, no? Perché attimi non ha passato, non ha futuro, non ha niente, sono attimi, no? E poi accelera questa maledizione dicendo un mondo fatto di attimi e di settimane enigmistica, cioè il tempo sprecato del tutto inutilmente a risolvere cose di cui non importa niente a nessuno, no? Ecco, in questo mondo qui io ero una scimmia del jazz, in un mondo in cui qualcuno si fregava i cucchiai d'argento, c'erano troppe cravatte sbagliate, le donne erano stufe perché, dai, insomma, non era un ambiente culturale di quelli travolgenti, e tanti capivano il jazz ma si fregavano la gianteria, e pochi capivano il jazz e non riuscivano a parlare con quelli che si fregavano la gianteria, per dire. Ecco, in questo mondo qui poi ti spieghi perché il treno dei desideri all'incontrario va, poi ti spieghi perché tu sei rimasta sola con solo un geranio e un balcone, no? Sta costruendo proprio un romanzo, un vero e proprio romanzo bellissimo, di cui vedremo tra poco l'epilogo, struggente, irresistibile, con il massimo della capacità orchestrale di Conte, con uno slancio in che avvicina di colpo la canzone italiana all'opera lirica, ma con una forza veramente da travolgente, da tsunami proprio. Questo è il finale, non so se è l'ultimo. È l'ultimo. Quella che sta per arrivare adesso. Che sta per arrivare. Sì, ecco. Però dice troppe cravatte sbagliate. Cosa ne pensi tu delle cravatte? Le cravatte sbagliate? Beh, le cravatte sbagliate, la cravatta è qualcosa con cui l'uomo deve fare i conti, no? Il maschio deve fare i conti. Perché una forzatura. Che giacca, va bene, no? Me la posso cavare, c'ho le tasche, il fazzoletto, il taschino, eccetera, eccetera. Ma la cravatta è il punto in cui io devo mostrare al mondo quello che mi piace. E non essere esiste un cappio anche? No. Questo qui è una via sbagliata. Allora, la cravatta, nella cravatta, come in un tovagliolo che ho davanti, una bandiera, è la mia bandiera. Devo dimostrare quello che mi piace al mondo. E sono libero, no? Perché esistono nel mondo milioni di cravatte, e quindi io sono spaventato perché dico adesso devo scegliere la cravatta che mi piace. Dalla cravatta che io metterò dipende il mio destino, perché se io sceglierò la cravatta giusta, quella giusta è quella che piace a me, gli altri diranno ecco il Messia, ecco la rivelazione, ecco quello che ha trovato la cravatta giusta. Ma io la cravatta giusta non la sceglierò mai, perché io sceglierò quella che mi dice il commesso, che mi dice prenda questa che va bene per lei, questa con gli elefantini buffi, oppure questa con le stelline, oppure questa con i piccoli preservativi colorati. E tu la prendi e sei contento, perché qualcuno te l'ha detta, no? Non hai dovuto scegliere, come nella vita. Ti assicuro.
Il treno dei desideri tu potevi prenderlo come la cravatta giusta, invece non l'hai preso. E niente, grazie anche al commesso del negozio di cravatte, il treno dei desideri all'incontrario va. Insomma. Anche le cravatte vanno all'incontrario. Eh sì, è stata così. Insomma, però è bello che questa generazione qua, questo pezzo di storia italiana sia servito. Almeno è venuto fuori qualcuno come Conte che ha tirato fuori degli abissi e delle delicatezze dell'anima umana eccezionali che magari non poteva tenere fuori. Gozzano ci aveva provato. Gozzano, non so se io prima l'avevo nominato, però nessuno, pochi se lo ricordano. Gozzano si ricordano: signorina, felicita il tuo giorno, oggi che fai, tosti il caffè, il buon aroma si diffonde intorno, eccetera, no? Come la poetica delle piccole cose. Ma vaffanculo, no? Cioè Gozzano è uno che faceva rimare Nietzsche con camice, cioè aveva un coraggio pazzesco, e ha scritto quel capolavoro di letteratura italiana che è Cocotte. Ok, cos'è una cocotte, mammina? Cocotte è una cattiva signorina, non bisogna parlare alla vicina. Ecco, e facendo questo è una capacità ritmica eccezionale Gozzano, delle rime interne nei versi, che si ricorda di questo suo grande amore che ha avuto quando aveva 4 anni, 5 anni, per la vicina che era al di là della cancellata fiorita di verbena. No, la vicina era una cocotte, lui si era innamorato di questa cocotte. No? E la cocotte era innamorata, secondo lui, di lui. E dopo tanti anni lui dice, torna da me, no? Perché dice questa frase, dunque, io amo soltanto le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere non sono, a capo state. No? Ecco, questo nel momento in cui c'era D'Annunzio, che era io, Gozzano diceva, no, non io, questa opera. Naturalmente era un po' in eclissi rispetto a D'Annunzio. Lì gli è andata male perché c'era D'Annunzio. Al tempo di Conte non ha avuto un D'Annunzio, a meno che uno non pensa a un tentativo buffo di D'Annunzio, grottesco, con tutto il rispetto della parola grottesco, in Baglioni, nella periferia romana, però non c'è concorrenza, no? In questo senso. Per cui, come se Gozzano avesse avuto tutto un tratto, l'occasione che Gozzano ha sfruttato discretamente poco, in Conte fosse arrivata a livelli epici. No? Ecco, e uno di questi livelli epici si ottiene nella canzone Siano gli impermeabili. Andiamoci in cui, sia dal punto di vista del testo, che è un capolavoro praticamente assoluto, sia dal punto di vista musicale, che è una forza lirica straordinaria, non penso che abbia uguali, almeno nel continente eurasiatico. Ecco. Gli impermeabili. Mucambo, serrande abbassate, pioggia sulle insegne e le notti andate, devo pensarci su, ma dipenderà, quale storia tu vuoi che io racconti, non so dirti. Un attimo,
passa una mano di così sopra i miei lividi. Ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 da, e non sull'anima. Ecco, questa qui avete sentita, breathtaking, cioè proprio ti porta via il respiro questa canzone qua. Naturalmente c'è la solita cosa drammaturgica di Paolo Conte, metti una mano qui sopra i miei lividi, lividi è una parola molto forte, no? E dice metti una mano qui sopra i miei lividi, sai, indica un rapporto con una persona. Indica un livido che qualcuno ha subito da qualcuno a qualcun altro. Scendo giù a prendermi un caffè, da tutta un'atmosfera, una prospettiva eccezionale. Però qui è più musicale il messaggio. Tutto a un tratto partono questi violini, se non sbaglio sono violini, sì. A tutto spiano, e ricomincerà come in un rendezvous, parlando piano tra noi due. Cosa vuol dire ricomincerà? Dunque, io sono quello di azzurro. Io sono quello che te ne desideri e all'incontrario va. Io sono quello che poi ho fatto la giornata al mare, che aspettavo Bartali, eccetera, eccetera. Cazzo che vita, no? È andata così. Ho i lividi che non sono i lividi che mi hanno picchiato, sono lividi di un'altra cosa, sono lividi di resistenza, no? È andata male, ma d'altra parte se cominci nel 46 sul Topolino Amaranto, dici... cioè non guardare i bombardamenti, non è colpa mia, cioè io sono venuto fuori da una generazione che ha fatto la guerra, no? Sono pieno di cicatrici neanche mie, i lividi non sono neanche miei. È andata così, io avevo in mente il sublime sotto le stelle del jazz, io avevo in mente una verde frontiera, no? Perché lo sentivo, cioè in certi momenti mentre suonavo la milonga avevo un sorriso di tregua, è il momento più bello della mia vita. Cioè, cosa vuol dire sorriso di tregua? Niente, sorridevo, dammi un attimo di respiro, ma tanto non lo voglio neanche, no? Fammi, portami via, no? Ecco, e non mi ha portato via sta milonga. Adesso però ricomincerà, no? Adesso piove, la pioggia possiamo intenderla come la metafora della fine, no? Piove spesso, sì. La canzone di Paolo Conte, sì, piove bene sugli impermeabili, io sono coperto, sono tranquillo, e sull'anima non piove, cioè è autunno, tra un po' sarà inverno, è finita,
però sull'anima non piove, quindi ricomincerà l'anima eterna, prima o poi ricomincerò a... e ricomincerà quando? Ma non lo so, tra 200 anni, 350 come anni. Come lo andevo? Ecco, e viene fuori un romanzo meraviglioso, straordinario, che noi abbiamo davanti e che si compone come un mosaico. Molto bello, molto bello. E... chiaro, eravamo molto distratti, cioè c'era la mezzeria, c'era tutta una serie di cose, cioè voglio andare via, c'era il piccolo grande amore, ecco, tutte queste cose qua, ma non solo, c'era si può dare di più, no? Anche finché la barca va, anche poco prima, no? Poi ci siamo persi, però per fortuna siamo in un periodo di atemporalità, in cui se tu vuoi puoi riprendere le canzoni degli anni 10 e sentirle come presenti, puoi riprendere le canzoni degli anni 30 e sentirle come presenti, vivere eccetera eccetera, e puoi riprendere con molto maggior vantaggio le canzoni di Paolo Conte e sentire come presenti e dare loro un impressionante futuro che fino adesso non hanno avuto. No? Perché se uno legge la bibliografia su Paolo Conte è una specie di omaggio a prepostumo, cioè come dire, è passato, c'è stato questa cosa grande, ma anche tanti anni fa, no? Cioè i libri di Einaudi del 2003 e così via, era come dire sì, è avvenuto, è passato, non ha lasciato traccia, no? È passato un omaggio a questo. No. Cioè, prima di tutto non è passato affatto. Prima di tutto è vivissimo, è ancora in crescita, Paolo Conte. E sentirlo adesso, in questa temporalità in cui ci troviamo, è prendere uno spunto per uno slancio. Il ricomincerà, dire ricomincerà, non mica male, perché... è qualcosa, una legazione, come si dice, una legacy, qualcosa che viene affidato a chi ascolta, ricomincerà, fallo ricominciare, no? Fallo ricominciare, come in un rendezvous. Io te l'ho dato questa storia, adesso tu falla continuare. C'è qualcosa di ciclico in questo? Speriamo di no. Appunto, speriamo di no. Ricomincerà. Sì, speriamo che ricomincerà per la prima volta, che non sia ciclo, che sia il seguito, cioè un attimo mi sono distratto un attimo, il destino si è distratto un attimo, adesso continuo. Esatto. Igor, grazie. Ah, vorrei ringraziare una persona che sicuramente non si ricorda più di me, però la prima persona che vado a sentire è Paolo Conte, tantissimi anni fa, che si chiama Michele Di Pol, era un mio compagno di università. È stata la prima persona che mi dice senti queste canzoni, io non ne sapevo niente di Paolo Conte, senti queste cose, e mi ha aperto questa direzione esistenziale. La ringrazio molto. Cosa ti fece ascoltare per prima, ti ricordi? No, la prima Long Plane, e tu hai ti sei arrangiato, arrangiati tu, benissimo. Grazie Igor. Grazie Igor, grazie Riccardo che ci ha ospitato. Buonasera. Grazie anche a tutti gli ascoltatori che hanno scritto in chat, che noi leggiamo e leggeremo anche dopo tutti i vari messaggi. Sì, saluti a tutti. Igor, la prossimo Podwolf ti andrebbe su Lucio Battisti? Cosa ne pensi? Non so niente. È talmente collegato alla mia adolescenza che non è difficile. Dovrei andare a vedere, dovrei aprire il baule dell'adolescenza, pieno di cose pericolosissime, trappole per topi, libri vecchi, caricatori. Si può fare. Ci proviamo. Bossoli. Ipotizziamo la data, dai, il 1 dicembre. Adesso vediamo. Dai, intanto l'ho detto, ormai l'ho detto, dai, va bene? Grazie. Buonanotte. Tony, sì, ti vedo storico. Molto. Programma storico. Programma storico. Nel senso di storia dell'Italia. Eh sì. Buonanotte. Sigla? Sigla. Sigla. Buonanotte.